Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tornano finalmente le mod review. E per il ritorno delle mod review, non una mod normale, bensì una mod che anticipa un contenuto del Cave Update, che non si sa se sarà 1.17 o 1.18, da che hanno diviso le versioni, ma probabilmente 1.18. Infatti oggi andremo a sperimentare l'esperienza del Deep Dark del Cave Update. Il bioma oscuro dove troveremo il Warden, il nuovo mob pericolosissimo di Minecraft, che sarà quasi un boss e che sarà molto molto forte. Per sfidare un Warden e il Deep Dark servirà dell'equipaggiamento di ultimo livello, quindi prendiamo tutta questa roba che mi sono preparato in modo da avere il necessario per scendere nel Deep Dark. Sistemiamo tutto, mi metto in survival e direi che possiamo partire. Per trovare il Deep Dark dovremo ovviamente scendere nei meandri dell'Overworld. E al di là del fatto che è già pienissimo di mob, per accedere al Deep Dark dovremo trovare un blocco particolare, perché è stato inserito come una specie di dimensione extra. E per accedere a questa dimensione dovremo spaccare un blocco che funge da portale. E per trovarlo, una volta scesi in profondità, sarà meglio iniziare a scavare verso la bedrock, perché questo blocco lo troveremo proprio vicino al layer di bedrock. Mentre faccio questo scavo, vi volevo avvisare invece che stasera sono in live sul mio server di sub alle 20:30 sul mio canale Twitch, che trovate in descrizione. Passate perché stasera faremo un sacco di robe, e se vi piacciono i misteri come il Deep Dark, beh, stasera andremo a caccia di misteri e di strutture abbandonate e sconosciute all'interno del server. Bene ragazzi, sembrerebbe che ci siamo. Questi blocchi sono molto simili alla bedrock, ma se vedete sono anche diversi. Hanno una sorta di texture con una macchia sopra. Questi blocchi che troviamo nella mod servono ad andare nel Deep Dark. E per andarci, semplicemente, ne dovremo rompere uno. Quindi 3, 2, 1, entriamo nel Deep Dark. Ed eccoci teletrasportati nel Deep Dark, dove troviamo subito la Deep Slate, il nuovo blocco della 1.17 attorno a noi. Ora, se guardiamo in alto, questo blocco, se rotto, ci riporterà nell'Overworld. Quindi allo stesso modo potremo utilizzarlo come portale d'uscita. Ma ora siamo nel Deep Dark e vogliamo cercare un Warden. Quindi dobbiamo scavare e andare alla ricerca di questo nuovo mob che sarà nascosto nelle caverne di questa strana dimensione. E attenzione, perché ho trovato qualcosa di diverso. Apparentemente ci sono dei blocchi cisellati, quindi credo che qui attorno ci sia una struttura. Eccoci qua ragazzi, dobbiamo fare molto piano perché questo potrebbe essere il dungeon con il tesoro del Warden. Infatti troviamo in questa struttura dei barili vuoti e delle chest con all'interno qualcosa di utile. Ad esempio un disco rotto e delle mele d'oro che sicuramente potrebbero aiutare. Ora, sappiamo che nel Cave Update ci saranno dei tesori precisi nella tana del Warden, ma noi adesso andiamo avanti perché a noi interessa trovare il Warden. Ok ragazzi, ho appena raggiunto una delle caverne del Deep Dark. Come potete vedere, in questo bioma, in questa mod, ci sono già alcuni dei blocchi che troveremo nella 1.17. Tipo questi blocchi che si chiamano Skulk Block e che non sappiamo in realtà in quale formato li troveremo poi nel gioco definitivo. E questi invece si chiamano Skulk Chut e potrebbero servire per creare gli Skulk Sensor forse, ma questa è una mia supposizione. A proposito di Skulk Sensor, eccone uno. E ho appena sentito dei suoni molto inquietanti, ragazzi. Che cazzarola è sto coso? Oh, ok. Mi sono preso un bel colpo. Credo che... sì, quello è uno dei mob aggiunti nel Deep Dark che non sono parte di Minecraft. In realtà ce n'è un altro, ma sono inquietantissimi. Sono tipo degli zombie, sembrano delle sorte di golem dell'oscurità. Tra l'altro io sto andando pianissimo, quindi loro attaccano a prescindere dal rumore, non sono come il Warden. E a proposito di Warden, lì c'è qualcosa. E c'è un blocco di diamante che vorrei provare a raccogliere. Ok, ragazzi, non so se sto vedendo quello che sto vedendo, ma penso che lì ci sia un Warden. Ora, se noi ci avviciniamo...
Stavo per avvicinarmi piano, ma mi ha attaccato sto coso. Zitto, non devo fare rumore. Maledizione. Maledizione. Ok, dobbiamo andare pianissimo verso il war. Madonna, ragazzi, però così non si può fare. Così non si può fare. Vai via. Ciao. Dicevo, ci dobbiamo avvicinare molto piano. Lui percepisce i rumori e percepisce, temo, anche la nostra paura. Ok, ho semplicemente saltellato con lo shift abbassato. Quelle che vedo sono anime. Credo che stiano spreadando dal corpo del ward. Mio Dio, quanto è alto! Ok, è sopra un blocco in realtà. E come vedete, se shifto non ci attacca, perché non sa che sono qui. Il mob è cieco, infatti. Quindi solamente se facessi rumore ci attaccherebbe. Ora, raga, io ci provo. Voglio provare a spaccare questo. Ok, sembra che abbia fatto un verso, ma forse non si è accorto della mia presenza. E allora la prova definitiva, mentre sento altri rumori. Alziamoci e facciamo casino volontariamente. Siete pronti? Io non molto, ma... Signor Warden, sono qui! Signor Warden, sono qui! Salve, salve, signor Warden, salve! Ciao! Ma ora capisco, penso che lui si è tipo intrappolato in realtà. Cazzo sì, era intrappolato! Era intrappolato, ragazzi! Ok, ok, questo è un problema. Era intrappolato. Perché sono andato a liberarlo non lo so. Comunque adesso ci siamo chiusi qui. E teoricamente, teoricamente, se io facessi molto piano, ora potrei passare oltre. Non so, allora, aspettate. Allontaniamoci un attimo. Ok, così. Dimenticati di me. Ora mi avvicino piano. Mi avvicino molto piano, ok. Non so come scendere però mentre shifto. Devo fare così, ok. Avviciniamoci ancora più piano. Io non so se in questo momento lui mi percepisce. So solo che sono costretto a fare questo. E mi ha percepito. Ok, ragazzi, sono tipo fottuto. Si fermi, signor Warden. No, 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 signor Warden. No, no, fermo, 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 fermo. Non ci passi qui, vero? Non ci passi. Ci passava. Ci passava e come? E che dire, ragazzi, che esperienza terribile. Se nel gioco finale sarà qualcosa di questo tipo, sarà molto divertente affrontarlo. Ovviamente nel cave update il Deep Dark non sarà una dimensione a sé, ma sarà un bioma nelle caverne. Però mamma mia, ragazzi, il Warden mette davvero un sacco d'ansia. E all'inizio era incastrato nel blocco, per quello non ci attaccava. Quando l'abbiamo liberato è stata letteralmente la fine. Avevo l'armatura full nederite, ne ci ha comunque bisciottato, davvero incredibile. Quindi ragazzi, io vi lascio la mod in descrizione se vi interessa. Noi ci vediamo stasera live sul server. Daremo caccia alle strutture abbandonate, faremo tour, minigiochi, di tutto e di più. Che vi ricordo è accessibile per chi è abbonato al canale delle live, che trovate in descrizione. E ci vediamo domani con un nuovo video, che forse sarà il video di Fiverr. Un saluto da Eren, ciao a tutti!